È il giorno 27 del mese. Recitiamo insieme la supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa. Cari fratelli e care sorelle, benvenuti e bentornati nel nostro canale YouTube della redazione Papa Boys. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Oggi vogliamo pubblicare sul nostro e vostro canale preferito la supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa. La devozione, ispirata dalla Vergine stessa, si può recitare alle ore 17 di 7 novembre, festa della Medaglia Miracolosa, ma anche ogni 27 del mese ed in particolare in ogni urgente necessità. Unisciti a noi in questo momento di profonda fede mentre ci immergiamo insieme in questa preghiera che ci offre conforto, ispirazione e la possibilità di riflettere sulle sfide e le gioie delle nostre vite. La vostra presenza qui è per noi motivo di grande gratitudine e il vostro costante sostegno ci spinge a continuare a condividere queste esperienze spirituali. Auguriamo a ognuno di voi una preghiera significativa e arricchente, colma di serenità e speranza. Supplica alla Vergine della Medaglia Miracolosa. O Vergine Immacolata, sappiamo che sempre ed ovunque sei disposta ad esaudire le preghiere dei tuoi figli, esuli in questa valle di pianto. Sappiamo pure che vi sono giorni ed ore in cui ti compiaci di spargere più abbondantemente le tue grazie. O Maria, eccoci qui prostrati davanti a te, proprio quello stesso giorno ed ora benedetta, da te prescelti per la manifestazione della tua medaglia. Veniamo a te, colmi di immensa gratitudine e di illimitata fiducia in quest'ora a te così cara, per ringraziarti del gran dono della tua medaglia, segno del tuo amore e della tua protezione. Ti promettiamo che la Santa Medaglia sarà la nostra compagna invisibile, sarà il segno della tua presenza. Sarà il nostro libro su cui impareremo a conoscere quanto ci hai amato e ciò che dobbiamo fare perché non siano inutili tanti sacrifici tuoi e del tuo Figlio divino. Sì, il tuo cuore trafitto, rappresentato sulla medaglia, poggerà sempre sul nostro e lo farà palpitare all'unisono con il tuo. L'accenderà d'amore per Gesù e lo fortificherà nel portare ogni giorno la propria croce dietro a lui. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Questa è l'ora tua, o Maria. L'ora della tua bontà inesauribile, della tua misericordia trionfante, l'ora in cui facesti sgorgare per mezzo della tua medaglia quel torrente di grazie e di prodigi che inondò la terra. Fa, o Madre, che quest'ora sia anche l'ora nostra, l'ora della nostra sincera conversione e l'ora del pieno esaurimento dei nostri voti. Tu che hai promesso proprio in quest'ora fortunata che grandi sarebbero state le grazie per chi le avesse domandate con fiducia, volgi benigna i tuoi sguardi alle nostre suppliche. Noi confessiamo di non meritare di ricevere grazie, ma a chi ricorreremo, o Maria, se non a te, che sei la madre nostra, nelle cui mani Dio ha posto tutti i suoi doni? Abbi dunque pietà di noi. Te lo domandiamo la tua Immacolata Concezione e per l'amore che ti spinse a donarci la tua preziosa medaglia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Consolatrice degli afflitti, che già ti inteneristi sulle nostre miserie, guarda i mali da cui siamo oppressi. Fa che la tua medaglia sparga su di noi e su tutti i nostri cari i suoi raggi benefici. Guarisca i nostri ammalati, dia le pace alla nostra famiglia, ci scampi da ogni pericolo. La tua medaglia porti conforto a chi soffre, consolazione a chi piange, luce e forza a tutti. Ma specialmente permetti, o Maria, che in quest'ora solenne domandiamo al tuo cuore immacolato la conversione dei peccatori, particolarmente di quelli che sono a noi più cari. Ricordati che anch'essi sono tuoi figli, che per essi hai sofferto, pregato e pianto. Salvali, o rifugio dei peccatori. E dopo averti amata, invocata e servita sulla terra, possiamo venire a ringraziarti e lodarti eternamente in cielo. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Vergine della medaglia miracolosa, prega per noi. Vergine della medaglia miracolosa, prega per noi. Vergine della medaglia miracolosa, prega per noi. Amen, 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 alleluia. Grazie cari fratelli e sorelle per averci accompagnato in questo momento di riflessione e preghiera. Continuate a coltivare la vostra fede ed a pregare con fiducia, sapendo che Dio è sempre con voi e la Mamma Celeste non ci abbandona mai. Vi invitiamo a condividere questo video con coloro che potrebbero aver bisogno di conforto e speranza. La fede è un dono prezioso che possiamo diffondere con amore. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Arrivederci a tutti, al prossimo video insieme nel canale YouTube della redazione Papa Boys. Dio ci benedica.